Elisa Malacrida, guida del gruppo Amici Palazzo Borromeo. Qual è il valore per la comunità di Cesano Maderno di questo palazzo e più in generale nel panorama storico-architettonico della Lombardia? Allora, il Palazzo Alese Borromeo è stato in qualche modo un regalo dell'amministrazione comunale ai cittadini appunto di Cesano Maderno, perché in qualche modo andando ad acquisire questo luogo si è voluto ridare un qualcosa alla comunità e ci troviamo veramente in un esempio unico di villa lombarda di metà del Seicento in questo caso e il valore aggiunto di questo luogo rispetto ad altre ville, è che il messaggio che trovate raffigurato negli affreschi è in qualche modo ancora moderno, per cui non è solamente calato nel contesto del Seicento, ma in qualche modo chiunque entra in questo posto può scoprire qualcosa. Qual è questo messaggio? Il messaggio è che in qualche modo la conoscenza è assolutamente necessaria, può essere veramente molto utile in tutte le situazioni della vita. E in qualche modo gli affreschi sono una presentazione di una persona che è vissuta un bel po' di tempo fa, può essere lontana da noi, ma è assolutamente moderna appunto per il modo di presentarsi. Rodolfo Frontini ha partecipato alla visita di Orobia a Palazzo Alese Borromeo. Qual è la cosa che le è piaciuta di più e qual è insomma il valore di conoscere questi gioielli della nostra terra? Allora, devo dire grazie a Robby perché mi ha dato l'opportunità di vedere un sito che magari non avrei visto. Comunque mi è piaciuta l'organizzazione anche stessa della villa, il modo di avere la guida che ci ha fatto girare i vari ambienti e una spiegazione molto esaustiva, sebbene concisa, perché i tempi a nostra disposizione non sono così lunghi, quindi. Perfetto. Mi è piaciuta. Rita Ferrarese, Palazzo Alese Borromeo, cosa le ha lasciato? Beh, innanzitutto ho scoperto un posto nuovo che non sapevo che ci fosse. Sì, in Italia c'è tanta storia, in tutta Italia, e questo è un pezzo di storia che io ho conosciuto. Mi è piaciuto tutto l'insieme. La guida è stata molto precisa. Non è stata stancante, quindi si è ascoltata volentieri.